È la pietà che ha radunato questa folla. 20 giorni fa è scomparso un bimbo ed oggi, con una cerimonia quasi pagana, antica forse di secoli, si tenta di svelare il mistero della sua sorte. Angelino Sala aveva 3 anni, come questo bimbo, e come lui era biondo. Parenti, amici, conoscenti e sconosciuti. Gente che soffre con i genitori la stessa ansia. A qualche giorno dalla scomparsa del piccolo Angelino, la speranza ha destato nel padre il ricordo dell'antico rito, quello del cero benedetto. Per questo oggi è andato alla chiesa. Ha un cero in mano. Dietro è la madre. Il dolore ha fissato nel suo volto un'espressione smarrita. Tutto il paese partecipa fiducioso al rito che sa di fede e di superstizione, di ingenuità e di poesia. Tra le case antiche di Perola Nuova, un grosso borgo a 30 km da Brescia, scorre lo Strone, un torrente pigro e limaccioso. Angelino potrebbe essere là dentro. È stato cercato con le reti e con gli arpioni, ma come scandagliare tutto il corso? E così un giorno nel silenzio una voce. Scendi sul fiume, lascia che la cera si fonda al calore della fiamma, come il tuo cuore a quello della preghiera. Poi fa che cada sul filo della corrente. Per 3 volte rinnoverai le preghiere e per 3 volte lascerai cadere la cera nel fiume. Se l'acqua la inghiottirà, è l'acqua che ha inghiottito il tuo bimbo. Se scorrerà in superficie, il tuo bimbo è salvo.
Mentre i giornali diffondono la credenza semplice di questa gente umile e traducono nei titoli l'ansia che diviene disperazione, passano i giorni, parecchi giorni.